quando si faceva la critica teatrale, era importante, i critici cominciavano con un paginone sul testo, alcune righe sulla regia e qualcosa sugli attori. Oggi io invertirò completamente il procedimento di questa nobile tradizione, che peraltro non è neanche più esercitata, perché ieri sera, vedendo lo spettacolo, io l'ho visto per la prima volta anche su uno spettacolo che ha una certa vita alle spalle, anzi se la calcolassimo con la vita dei cani è una cosa ottocentesca quasi. Mi sono chiesto, per tutta la durata delle quasi due ore di rappresentazione, che cosa stesse facendo l'attore in quel momento. Era una cosa che mi affascinava, cioè sì, seguivo diciamo il plot, la vicenda eccetera, ma mi affascinava capire cosa stava succedendo in quel momento sulla scena. E da qui mi è venuta l'idea proprio di partire alla rovescia e mi sono chiesto, cioè, ma se l'attore faceva quello, cosa doveva fare? Anche qua cioè, mi portava un passo indietro su tutto quanto il procedimento. E a un certo punto ho avuto un'illuminazione. Cioè mi sono detto, ma probabilmente c'è stato un momento, cioè il momento in cui l'attore non parla. E lì è un gesto di questo tipo, c'è una ipotetica tastiera che voi vedete ma non c'è, perché è del tutto ipotetica, lui è fermo. E in quel momento ho veramente capito l'essenza dello spettacolo. Era uno spettacolo orientale. Io l'ho capito improvvisamente. Cioè era uno spettacolo in cui tutta l'attenzione dell'attore e dietro di lui del regista era spostata sull'intensità, sulla presenza. Dove il testo, il plot, la trama diventava musica. Dove i gesti erano una ritmica, dove l'insieme era uno straordinario rituale, un'incarnazione incredibile. Io, devo dire la verità, vedo spettacoli belli e sono sempre grato agli attori, ma quello di ieri sera, e lo dico sinceramente perché tanto cioè, non ci pagano per tenere questi incontri, lo facciamo per amicizia, lo facciamo, lo spettacolo di ieri sera mi ha fatto venire in mente una immagine di Ibsen, Le alte torri. Cioè c'è un teatro che è di livello, ma poi ci sono le altre torri. E le altre torri non sono neanche più teatro, sono un'altra cosa. Sono qualcosa, sono divise fra il rituale, l'esistenza, la vita, e dietro c'è questo straordinario lavoro, questa straordinaria biomeccanica di questo attore che balla col corpo e sulla battuta, che crea questo ritmo continuo. Siamo dentro veramente la nave, ma è la nave della vita, non è la nave di una qualsiasi vicenda. E dietro evidentemente il lavoro straordinario di questo regista, il quale, voi sapete, dicevano i grandi registi, mai lavorare nel cinema con i bambini, mai lavorare con i cani, ecco, mai lavorare con i romanzi, mai lavorare con i racconti. Ecco, qui in questo caso c'è stato un lavoro, mi sembra, di straordinario Cesello. Detto questo, io ho rovesciato appunto il cannocchiale, come mi piace sempre fare, e l'ho presa dal punto di vista dell'attore e del regista. Adesso cedo la parola, chiedendo scusa, sono stato impertinente, ma vi ho letto in questo modo. L'autore, mi dispiace che non ci siano più critici che possono scrivere, perché questa sarebbe forse la. Io dico soltanto una cosa, che sono molto contento, poi penso che Eugenio condivida di questa introduzione di Franco Perrelli, perché su questa cosa dello spettacolo orientale, perché noi diciamo, io dico che ci sono certi spettacoli che ad un certo punto diventano dei catacali. Lo sentiamo. Dicevo che ci sono certi spettacoli che a un certo punto diventano dei catacali. E questo è un'astrazione, naturalmente. Dico catacali per dire quello che vi diceva il professor Perrelli, cioè quante repliche? Circa 600.
cioè ha perso il conto anche, anche Allegri, una volta tenevi il conto però, poi, la, poi l'ha perso. Poi invecchiando. Cioè, meglio non tenerlo il conto quando invecchi. Il teatro è legato al, alla durata, ha a che fare con la durata. E il fatto che questo spettacolo venga replicato da 25 anni, 24 perché poi diventano 25 l'anno prossimo, ma noi siamo nella stagione 2018-2019, per cui comunque è il 25ennale, venga replicato da così tanto tempo, fa sì che progressivamente tutto quello che era stato pensato, tutto quello che era stato previsto, si fonda, diventa il corpo dell'attore, cioè diventa Eugenio che si muove, diventa movimento. A questo punto non si può forse neanche più dire Eugenio, cioè è quella cosa lì che vedete sulla scena. E io ieri sera mi chiedevo quante volte ho visto lo spettacolo, ovviamente tante volte, e nel corso del tempo, l'ultima volta l'ho visto 2 anni fa, no? E prima l'avevo visto 3 anni prima forse, no? Cioè io lo vedo ogni tanto, no? Lo spettacolo, e ogni volta è in qualche modo la proiezione di quel momento della persona che io conosco, Eugenio, ma nello stesso tempo è anche qualche cos'altro, cioè che non so bene che cos'è, nel senso che ormai da un po' di anni, scomodiamo Carmelo bene, quello che vedo è che Eugenio è parlato più che parlare, che Eugenio è mosso più che muoversi. Potrei dire che è ballato più che ballare, è danzato più che danzare. E questo è certamente viene dal lavoro che è stato fatto 24 anni fa, 25 anni fa, di cui però io non mi ricordo quasi più niente. Cioè, non so che avevamo fatto certe cose, so che c'erano stati momenti, mi ricordo certi momenti, era un momento quello in cui scoprivamo delle cose, cioè non solo questa, anche molte altre, era quel momento lì in cui stavamo nel contempo, stavamo facendo, sono gli stessi anni in cui facevamo il racconto del Vaillant con Marco Paolini, in cui facevamo, cominciavamo a pensare ad Olivetti con Laura Curino, quindi era un momento particolare, ecco, in cui tutto questo discorso sulla narrazione diventava concreto, cominciavamo a capire che cos'era veramente questa faccenda della narrazione, anche se poi noi non la chiamavamo così, poi gli altri l'hanno chiamata così, ma andava bene, cioè, quello che stavamo facendo era questo. Quindi mi ricordo qualcosa, però poi nel tempo è proprio che si va al di là, forse anche al di là del teatro. Mi ricordo, vi racconto un episodietto che riguarda un altro spettacolo precedente che forse sta un po' alla base di tutte queste esperienze, che si chiamava Stabat Mater, ed era uno spettacolo in cui andavano in giro Laura Curino, Mariella Fabris e Lucilla Giagnoni con Roberto Tarasco, e sono partiti un giorno perché il teatro Garibaldi, dove lavoravamo come laboratorio Teatro Settimo, era occupato, stavano facendo le prove di altri spettacoli, eccetera, e quindi non c'era spazio, però eravamo anche molto insofferenti nei confronti di tutto quello che riguardava il teatro. E allora l'idea era: facciamo qualche cosa che non sappiamo che cos'è, ed era Stabat Mater, cioè le tre attrici avevano in mente, avevano a memoria alcuni testi che avevamo un po' sgraffignato dai autori sudamericani, da Gabriel García Márquez, da Juan Rulfo, eccetera, e avevano a memoria questi testi, e abbiamo chiamato un po' di amici che avevano case capienti e gli abbiamo chiesto: ma se veniamo lì a fare lo spettacolo, a provarlo, voi invitate i vostri amici e ci date da dormire, da mangiare. Questo era
E l'idea era che stavano via una settimana, 10 giorni, perché avevamo contattato. Sono stati via 2 anni e mezzo. Si faceva, cioè non era più il pubblico che andava a teatro, era il teatro che andava a casa del pubblico, no? Era una roba, un'inversione proprio, no? E quindi non c'era la SIAE, non c'erano le poltrone, non c'era più niente, non c'erano neanche le prove, perché le prove erano quelle, cioè era quello. All'inizio non si sapeva neanche qual era l'ordine con cui si sarebbero fatti i pezzi che le attrici sapevano a memoria. Era tutto improvvisato. E poi questo spettacolo è andato avanti per tanto tempo. Siamo andati a Edimburgo, ha vinto il premio al Festival di Edimburgo. Cioè, è stata una roba pazzesca. Ma la cosa che, una cosa che mi ricordo era quando siamo stati al Festival a Sofia, in Bulgaria. E lì a Sofia si faceva nelle case, come era la natura del festival, ma al festival di Varna, che era un importante festival bulgaro, ci fecero fare lo spettacolo in un teatro da 500 posti. Quando io sono arrivato in questo teatro da 500 posti, ho detto scusate, ma qui non era chiaro che si fa nelle case lo spettacolo, ma proprio, cioè è interessante per questo lo spettacolo, se lo facciamo in un teatro. E lì lo facevano già da 3 anni, cioè era già. E detto, boh, insomma, per una serie di circostanze. Allora abbiamo pensato che veniva fuori un attore bulgaro che in bulgaro raccontava che cosa sarebbe successo. Dopodiché, questi 500 bulgari si sono beccati 2 ore di Curino Giannoni e Fabris che parlavano. No, in italiano, quella era la cosa terribile. E io ero terrorizzato perché ho detto dopo 10 minuti ci picchiano, no? Cioè, come, non c'erano sottotitoli, eh? Adesso Eugenio ha appena fatto 900 a Londra, ma c'erano i sottotitoli. Là non c'erano, sto parlando del 91, no? Non c'erano i sottotitoli. E anni dopo è uscito un libro su questo spettacolo. Quando è uscito il libro, cioè 5 o 6 anni dopo, ci siamo ritrovati ad una presentazione del libro in una libreria e ad un certo punto io ho detto c'erano Mariella, Laura, le attrici, e gli ho detto ma perché non fate un pezzo? Fate un pezzo, no? E a quel punto è accaduta una roba pazzesca, che è questa che vi diceva adesso, che accade ogni sera quando Eugenio fa 900. Cioè è come se le tre sono state possedute e sono a distanza di anni, perché quando io ho detto fatene un pezzo, e la Mariella ha detto ma io non mi ricordo neanche il testo, ma non mi ricordo, non lo facevano da 5-6 anni veramente, forse di più. E quando abbiamo detto ma allora come cominciava, no? Sono partite e tutte e tre sono diventate quella roba lì. Che è un'altra cosa, è una cosa che travalica ed è qualche cosa che a me interessa molto, cioè mi interessa molto questa dimensione rituale del teatro, qualcosa che accade al di là. Grotowski diceva che il teatro ha 3 fonti, il rito, il gioco e la narrazione. Ecco, qui dopo 24 anni, 25 anni che fai uno spettacolo, oppure dopo che l'hai fatto per 3-4 anni e poi c'è un tempo di sedimentazione, come il vino, come il Barolo, no? Cioè deve stare lì, non è Barolo all'inizio, cioè però è Nebbiolo all'inizio, poi dopo 4 anni comincia a diventare Barolo. E lì quello che succede è il tempo, quello che succede è comprendere il tempo. E allora credo che quello che vedete in queste sere su questo palcoscenico è una sorta di comprensione del tempo che abbiamo sempre meno occasione di vedere, ma di stare, perché poi anche il pubblico che sta qui, secondo me, non è che vede una cosa, no? Cioè stai dentro ad una cosa, stai in un posto, dentro ad un tempo. Ecco, questo è la... Io poi non parlo più, devo parlare in scena. Va bene, non è che
posso dire molto di più rispetto alla bellissima introduzione del professor Perrelli di quello che ha detto adesso Gabriele. No, è che dopo questa celebrazione della dimensione rituale della presenza dell'attore sul palcoscenico, mi piacerebbe un po' smontare il giocattolo e ricordare a Gabriele tutto il lavoro che abbiamo fatto per fare questo spettacolo, che è stato un lavoro piuttosto articolato, profondo, certo frutto anche di intuizioni, di suggestioni, di cose che poi giustificavano le scelte che facevamo durante lo spettacolo. Dovete sapere, vabbè, la genesi, molti la sanno, dello spettacolo. Questa cosa è nata perché un bel giorno stavamo facendo villeggiatura a Villa Aemo, vicino a Treviso, era il luogo dove villeggiatura, non perché stavamo in ferie, stavamo facendo villeggiatura in Goldoni. La trilogia della villeggiatura. La villeggiatura, scusate, se andavo uno qua per sommi capi. E facciamo anche un po' di vacanza invece. Però diciamo che il lavoro era un lavoro molto bello, che durò 2 mesi e mezzo, se eravamo nei tempi antichi in cui si poteva stare 2 mesi e mezzo per fare uno spettacolo. E vabbè, con Baricco c'erano già stati degli incontri, io conoscevo Baricco già da una decina d'anni, delle cose dei film di paura qui a Torino per il Festival Cinema Giovani, quindi che adesso è il Torino Film Festival, le chiamavo così, film di paura, come dicono a Roma, però l'abbiamo fatta. E poi a un certo punto ci siamo persi e poi ci siamo ritrovati a Torino, io arrivavo dalle altre esperienze, vengo al Teatro Settimo, chiamato da Gabriele, e c'è Baricco, e che ritrovo, e quindi che Baricco seguiva il loro lavoro, quindi... E intanto esce fuori Oceano Mare e un bel giorno durante le prove di villeggiatura ho letto appunto Oceano Mare, ecco io, tutti facevano, avevano già fatto i monologhi, Marco, Laura, Mariella, Beppe Rossi, tutti avevano già fatto i monologhi, io non ho mai fatto un monologo. Quindi ho detto, mi piacerebbe fare un monologo, visto che qua è il posto dove si fanno i monologhi, senti, quindi se non si fa qua dove lo fai? E mi piacerebbe andare a dire cose così, dissi proprio questo che mi piace. Soprattutto leggendo il pezzo centrale, Ventre del mare di Baricco, il pezzo, la prima cosa del suo nome, la seconda con gli occhi, eccetera, eccetera. Dice, ecco, a me piacerebbe andare... Poi di Baricco scrive anche in torinese, lui non lo sa, ma scrive in torinese. Sotto sotto, l'ironia che c'è di Sandro Baricco dentro è quella nostra, piemontese, torinese in particolare. E quindi, che credo che sia anche uno degli elementi di salvezza, accanto alla dimensione rituale, di possedimento dello spettacolo, ma c'è... una forte ironia e autoironia che permette una longevità a questo spettacolo. Ho avuto modo di dirlo ieri proprio durante un'intervista, proprio questa cosa qua che mi colpisce ogni volta, che è già nel testo di Novecento, ma in tanti testi di Alessandro Baricco, che è nella nostra condizione quotidiana di torinese, infatti così da sempre. E quindi questa cosa, niente, appunto dico, quella roba lì mi piacerebbe dire sul palcoscenico cose così. E allora dice, beh, telefoniamo a Sandro e vediamo se... E fece così. E Sandro Baricco l'altra parte ha detto sì. C'è già ironia, insomma, solo questo, voglio dire, no? Era già un Baricco in ascesa. Anche perché io ho fatto finta di telefonare. Sempre la torinese. E quindi ha detto sì. Perché non c'erano i telefonini. C'erano già. Grazie, così però c'era. Io pensavo che sì, quando abbiamo fatto 900 pensavo ci fossero quelli lì che tu dovevi prendere e parlare qui. No, e poi con... nel 93 c'era già. E quindi alla fine insomma questa cosa. E poi va bene, e quindi finisce. Poi noi prepariamo lo spettacolo, andiamo in scena, ovvero cerchiamo di andare in scena a Villa Pisani, questa volta la villa che c'è a Stra, vicino a Venezia, lungo sempre di villeggiatura, sempre di villeggiatura, Villa Palladiana, bellissima, quella che c'è a Stra, del Brenta, e Baricco, inviato del Corriere della Sera, in quel caso perché faceva il settimanale, arriva a vedere lo spettacolo per recensirlo, insomma, per anche un po' cose di costume. Non riusciamo ad andare in scena perché piove, noi siamo all'aperto, piove, non smette. E quindi siamo sotto le colonne di questo colonnato ad aspettare che... E Baricco mi si avvicina e mi dice che cosa ha in mente e mi racconta la storia di Novecento. Amen. Che diventa anche una battuta dello spettacolo. Ha fatto come nello spettacolo, cioè me l'ha raccontata a me. E quindi io... ricordo che è con una colonna tipo questa, io sono rimasto
ho cominciato a prendere le sembianze della colonna, mentre pietrificata dal racconto straordinario, e lì è cominciata l'avventura. E poi Baricco ha scritto in due fasi, lo spettacolo ci arrivò una prima elaborazione, e poi ci siamo visti, abbiamo chiacchierato un po' su questa cosa di questo personaggio, che lo immaginava, ovviamente solo per dare delle nostre idee, ma poi ha fatto tutto da sé. A gennaio del 1994 è arrivata la prima parte di testo, una ventina di pagine. Mi spiace, non ho portato il copione perché c'è originale. Ce l'ho anche con tutti gli appunti. Nel 25esimo, sapete, si celebra, quindi si portano i cimeli della corte. E poi nella seconda poi dopo un paio di mesi, a marzo, arrivò anche la seconda parte. La prima parte arrivava fino al punto prima della sfida Jelly Roll Morton, e la seconda parte è dalla sfida Jelly Roll Morton sino al capitolo finale. Ma ci rendemmo subito conto di essere di fronte a una cosa che bisognava trattare molto bene, e quindi, perché era veramente una cosa forte, una scrittura forte, e che dal punto di vista teatrale, dal punto di vista dello stare in scena, metteva proprio, come dire, alla prova esattamente quello che io da un certo punto di vista in mente avevo quando ho chiesto a Gabriele di lavorare con lui su un monologo. E lui ha immediatamente trovato le soluzioni, immediatamente no, ma abbiamo trovato immediatamente il modo per approcciare questo testo, partendo da un punto fondamentale, visto che era poi il contenuto stesso del racconto, del testo, del monologo, ovvero la musica, il rapporto con la musica. E quindi questa cosa è diventata subito centrale. E poi a mano abbiamo cominciato a lavorare su quelle che potevano essere tutte le cose che potevano servire a costruire questo personaggio. Quando Baricco, delle riflessioni che vengono poi a posteriori, questo personaggio è il vero Apolide, parlo del narratore principale, l'amico, il Novecento cosiddetto, no? È il vero Apolide, non sappiamo niente di lui. Che io non so come si chiama neanche. Nel copione originale non ci sono i nomi. Perché non c'era il nome. Non c'era il nome. Poi l'ha aggiunto per il libro. Difatti io non lo chiamo quando io devo citare il trombettista. Il trombettista. Così come ho inventato tutti i nomi della band, non trovate i nomi della band durante lo spettacolo in quelli che sono scritti nel libro, perché io me li sono inventati prima. Prima, citando cose familiari di qualche musicista in famiglia, una band simile jazz, e quindi, e per cui piemontese, se prima un po', jazz piemontese, ironico. E per cui abbiamo fatto quella cosa lì, e quindi questo personaggio senza nome, senza sì, l'età si deduce, perché poi Baricco fa tutto il gioco di calcoli matematici algebrici della capisci che l'altro c'ha 32, prima 27, poi ne ha 8, poi l'altro ne ha di più, 10 in più 11, cioè eccetera eccetera, poi si scende perché c'è la guerra, allora 46, 44, quanti anni, poi eccetera eccetera, 12 anni, 32 più 12, 44, siamo ancora dentro la guerra, fai tutto un calcolo matematico che ti accorgi strada facendo, pagina dopo pagina. Per esempio una cosa, scusami, ti faccio solo un appunto, una cosa che sfugge, e che non mi ricordavo neanche più io e che l'ho risentita l'altra sera, è che quando i due lì diventammo amici e pensavo che era quella cosa di essere felici, che sembra una roba melensa eccetera, però dovete pensare che in quel momento lì lui sta parlando di quando aveva 17 anni, cioè sono due ragazzi. Lui ha 10, lui ne ha 27, 900 ne ha 27 e lui ne ha 17, quindi è una roba di ragazzini. Per questo lui può dire, ed era quella cosa di essere felici, certo. Perché lui è un adolescente ancora. Sì. E quindi non sì. Era perché non me lo ricordavo questo, mentre io eravamo fatto tutto in giro, che era, come fa a dire una roba del genere? Dai, no, no, era quella roba di essere felici, no? Perché sono due ragazzini proprio. E appunto questa cosa del fatto di tutti questi elementi, già solo questo fatto di essere questo personaggio non identificabile, non sappiamo dove è nato, non sappiamo dove scende, vagamente possiamo immaginare che scende in Inghilterra o comunque nel Regno Gran Bretagna, perché poi alla fine prese la nave che andava a Southampton, andare al porto, cercare il Virginia, quindi a sapere, ma non sappiamo dove è nato a Genova, dove è nato, non sappiamo, siamo italiani noi, e quindi tutto questo già rendeva vago l'origine, vaga l'origine, dunque vaga la fonte
come dire, lessicale, linguistica del personaggio e anche gestuale. E poi ci sono tutti questi dati storici, stiamo parlando del Novecento, stiamo parlando di un tempo che nessuno di noi aveva vissuto, anche se c'erano, noi, la nostra generazione, c'è nata a ridosso, almeno dell'ultima parte del testo. Il Novecento era il secolo che ci riguardava perché siamo cresciuti in quel secolo, abbiamo vissuto certe cose, abbiamo ereditato certe cose di quel secolo. Mentre eravamo in prova, io ero in tournée, eravamo in tournée con Villeggiatura, arrivo a Firenze e c'è una mostra su Tina Modotti, è la prima mostra su Tina Modotti. E io vado a vedere questa mostra e vedo questa friulana che scrive in americano e in italiano, facendo errori madornali, correggendo continuamente, perché manda le lettere dall'America a casa e da casa all'America ai suoi amici americani, eccetera, eccetera. E mi immaginavo, figuriamoci, a Udine in quegli anni si parlava il dialetto friulano, questa friulana che va in America, che quindi l'italiano si lo parla, ma poi parla con queste province del suo dialetto. Tra l'altro in Villeggiatura avevamo proprio cominciato a fare un lavoro su un personaggio di Fulgenzio, che era il personaggio anziano di Villeggiatura e parlava con una cadenza che era un po' tirata alla maniera friulana, per cui eravamo lì nel Veneto, dentro il Veneto, stavamo affrontando Goldoni, abbiamo deviato un po' di qualche confine e quindi c'era già questa strada. Una delle lezioni di Gabriele molto importanti, per me almeno, che arrivavo da un'altra scuola di pensiero, era quella di portarsi dietro sempre il personaggio, spettacolo dopo spettacolo, sapere che il tuo percorso non è che si interrompe con uno spettacolo, ma lo spettacolo dopo riprendi da dove sei partito. È sempre una storia che avanza. E questa cosa devo dire che è stata fondamentale per cominciare ad affrontare questo personaggio di Novecento. Di Novecento nel senso dell'amico, che però è quello che racconta la storia di Novecento e quindi ha già dentro Novecento, perché la racconta a cose avvenute. E c'è questo scatto continuo del tempo che viaggia in avanti, torna indietro. C'è un presente che è il mio presente con gli spettatori, c'è un passato che è la storia raccontata perché vissuta, c'è un futuro di qualche cosa che è il futuro del personaggio dopo la storia che diventa il suo presente che sta raccontando. C'è un continuo variare di spazi perché i flashback continui fanno cambiare continuamente gli spazi, dalla nave a fuori dalla nave, ai diversi luoghi della nave, ai luoghi metafisici, appunto, dell'incontro tra i personaggi, che anche se uno dice sala macchine, ma sfido chiunque di noi ad essere stato per molto tempo in sala macchine a ricordarsi com'è fatta, io non sono mai stato, e quindi voglio dire, a inventarsi anche nella mente e nell'idea che trasferisci agli spettatori, al pubblico, metafisicamente degli spazi, perché poi diventano gli spazi appunto dei sentimenti, gli spazi della riflessione, gli spazi del ragionamento, gli spazi in cui appunto c'è un momento, per me non è così, non è mai, adesso non so se l'ho conquistato, a sentire il professor Perrelli sembrerebbe di sì, quel momento in cui tutto si ferma, appunto, che tra l'altro coinciderebbe con il momento in cui Novecento fa la cosa più eclatante dal punto di vista, ma in realtà altro colpo di genio della regia, era come facciamo ad interpretare sulla scena il pianista più grande del mondo che nessuno mai ha conosciuto se non quelli che sono stati sulla nave, che è già una metafora dell'esistenza che tra i brividi. E come avremmo potuto fare? Guai se ci fosse stato un pianoforte sul palcoscenico. Chi sarebbe stato così grande da non dire ah, ne conosco più grandi di lui? Ci mancherebbe. Facciamo da Pollini in qua, facciamo l'esempio di quali sono i più grandi pianisti del mondo e quindi avremmo fatto dei paragoni. Incombeva Kate Jarrett negli anni 90, dopo gli anni 70, quindi avremmo potuto pensare che Novecento era il nuovo Kate Jarrett, sarebbe stato un errore madornale, il vecchio Kate Jarrett, il papà di Kate Jarrett, e quindi guai se avessimo messo una musica di Kate Jarrett, tanto per il concerto di Colonia, tanto per capirci, e quindi ovviamente, anche se ci abbiamo provato io mi sono opposto, e quindi per cui No, nel senso che mi sono a posto, ma cioè, nel senso, sapevamo tutti che non poteva, ci abbiamo provato, non ci siamo resi conto subito che non sarebbe stato così. Però ecco, tutta questa cosa degli spostamenti, dello spazio, del tempo, della dimensione metafisica, del richiamare determinati sentimenti,
di non cedere alla dimensione sentimentale del testo, ma mantenere sempre una sorta di controllo, di consapevolezza, di lucidità, di razionalità, per poter far fluire la storia, non per immedesimarsi, e nello stesso tempo trasferire tutto questo dalla pagina scritta, che è una cosa sulla quale ognuno di voi, che naturalmente può tornarci, ma può tornarci chi ci è tornato, i primi che ci sono tornati o ci sono arrivati 4 mesi dopo lo spettacolo, perché lo spettacolo ha debuttato 4 mesi prima dell'uscita del libro. E quindi per 4 mesi io sono andato bello e pacifico in giro a raccontare la storia del Novecento senza che nessuno ne sapesse niente. E quindi, e questa cosa, a parte il debutto a Milano, la seconda settimana che esce il libro, è una signora molto simpatica, gentile alla fine dello spettacolo, viene a salutarmi, ringraziarmi e dice: ah, che bello sarebbe sentirlo leggere da Baricco. E quindi uno dice: bene, ci ho azzeccato, ci ho raggiunto come la canzone, la signora, l'assicuratrice americana. E quindi, per cui c'era, perché il libro ormai aveva fatto, poi appunto Baricco all'apice, insomma esce il libro di Baricco, prima la Feltrinelli, presentato a Milano, stiamo facendo uno spettacolo, arrivavano tutti con il libro a teatro, come all'opera, no? Con il libretto, cioè, a vedere se l'attore diceva esattamente quello. Cosa che nel frattempo tra l'altro era già cambiata, perché noi dopo la prima di Asti, dove abbiamo detto tutto il testo di Baricco, d'accordo con il regista e con l'autore, abbiamo cominciato a fare qualche piccolo taglio. Ad Asti lo spettacolo era in 2 tempi, durava 2 ore e 20, era una palla mostruosa, scherzo, era bellissimo, avrebbe già subito, scusate, io ogni tanto, come dire, volgarizzo un po' l'esistenza e della poesia, diciamo, e invece no, a parte l'accoglienza subito bella del pubblico, un po' meno della critica, appunto, che ha perso molto tempo a raccontare la storia del Novecento. Grazie. Quindi, ma vero, non c'era il libro, quindi bisognava ancora raccontare. E quindi, però a noi era bastato che fosse piaciuto tantissimo a Paolo Conte. A Paolo Conte. Era piaciuto a Paolo Conte e Lella Costa, che era venuta a abbracciare. Quindi. E quindi, no, tra l'altro, uno dei musicisti di Paolo Conte, qualche mese dopo, mi chiese il testo. E io glielo. E quindi, questa cosa, poi alla fine ci siamo resi conto che alcuni passaggi erano non superflui assolutamente, erano però in più dal punto di vista teatrale, il linguaggio teatrale. Baricco scriveva il suo primo testo teatrale, ma dentro c'era molto di letterale ancora, ovviamente, dentro il testo, non c'era la sua dimensione letteraria, di romanziere, di narratore, di scrittore di letteratura. Ma il teatro sintetizza, il teatro, come dire, a volte nega, a volte sottrae, a volte una pausa dice molto più appunto di una frase, e quindi una luce che entra, risolve il problema. Poi c'è stata questa bellissima colonna sonora di Roberto Tarasco che ha risolto molti passaggi dal punto di vista proprio della metrica del testo. E poi questo parlare sulla musica poco per volta è diventato anche in certi momenti un cantare sulla musica, e cantare il jazz, recitare il jazz, dire il jazz, provare a recitare in jazz. Ma non è una cosa che ci siamo detti prima, è una cosa che è arrivata col tempo, è arrivata che ci siamo accorti che almeno il nostro lavoro parallelo al testo, cioè il lavoro della regia, il lavoro dell'attore, onestamente lo facevamo con molta lealtà, con molta responsabilità, ci mettevamo lì e ci siamo proprio messi lì parola per parola, vi posso dire, gesto. Poi certe cose sono nate sul palcoscenico, la colonna sonora definitiva è arrivata 1 settimana prima del debutto. E io ho cominciato a stringere parole, andature, gesti per arrivare agli appuntamenti della musica, perché quegli appuntamenti non erano semplicemente cosa estetica, era un'altra parte del linguaggio del racconto dello spettacolo. E quindi questa cosa andava utilizzata, laddove non ci stava, no, ma dove ci stava, sì. E quindi abbiamo limato, aggiustato, rimesso a posto, sapendo benissimo che poi in realtà avremmo poi potuto riaggiustare. Qualcosa è stato fatto, ma dopo quel primo aggiustamento iniziale, dopo il Festival di Asti, dopo il debutto, che ci porta a presentare lo spettacolo a Milano per 2 settimane al Teatro di Porta Romana, lì invece arriviamo con la versione pressoché definitiva. Quello che il pubblico, quello che voi mi auguro abbiate visto o vedrete in questi giorni qua, è esattamente lo spettacolo che da 24 anni non è più cambiato, se non che io ogni tanto sbaglio la parola. È un
però il problema è questo proprio. C'è stato un momento in cui nel teatro italiano, Ronconi, penso che abbia portato agli estremi questo, c'è stato un voler fuoriuscire dai copioni. E in qualche modo, devo dire la verità, anche il testo di Novecento, sì, un racconto, potrebbe rientrare in quel teatro di narrazione in qualche misura, che ha avuto in Italia anche una certa stagione piuttosto interessante. Cioè è stato un momento in cui si è voluto fuoriuscire dalla drammaturgia, cercando un'altra drammaturgia in realtà, e cercando di tirar fuori probabilmente una drammaturgia dell'attore e di altri sistemi. Allora, ieri sera sempre, parlo della mia esperienza di spettatore, perché poi sì, professore, quello che vuoi, però sei sempre uno spettatore, poi c'è fortuna. No. Allora, devo dire la verità, il testo sì è affascinante, lo segue, le atmosfere, anche quella capacità di raccordo con la memoria per impressioni, per immagini, una certa America, cioè, è una cosa che ti fa entrare atmosfericamente dentro le situazioni, la vicenda, anche la metafora. Però a un certo punto, nel finale, quando quasi tutto diventa buio, e anche la tua voce diventa buia, e si accende una luce, paradossalmente, che non è la luce fisica, è una sorta, permettetemi, insomma, una luce spirituale quasi che viene fuori nel finale, uno si rende conto che il testo poi potrebbe anche non esserci. Cioè, il problema qua è che l'operazione, cioè, viene fuori il teatro. Il teatro che va al di là del teatro. Tu hai usato un verbo, travalcare. Io, ecco, l'impressione che ho avuto proprio è di un travalcamento. O quantomeno di un teatro si mette ai confini. Cioè, il teatro è un grande territorio. Dentro c'è di tutto, ed è tutto rispettabile. Direi dallo striptease in su, è tutto rispettabile, però quello che si pone ai confini, e mi sembra che questa sia un'operazione di confine, un'operazione che travalica, è qualche cosa che a un certo punto ti dà l'idea di un orizzonte differente, di un orizzonte diverso. È come se andando agli estremi dell'arte, della tua arte, di quello che è questa sala, di quello che è stato il Goldoni, delle ville che avete visitato, della vostra carriera, dei vostri problemi tecnici, probabilmente anche dei problemi economici, eccetera, portandosi all'estremo, proprio sul confine, ci si affaccia su qualcosa d'altro. E lì arriviamo alle alte torri, cioè quello è il problema vero, cioè che tutti quanti a un certo punto dovrebbero allontanarsi dal centro e spostarsi sul confine. E lì è la ricerca, lì è il problema. Ecco, la cosa interessante ieri, quando si arriva al finale, tu ti accorgi che sei proprio sul confine, anche un po' più in là, in questo periodo in cui gli emigranti non vanno molto di moda, non vorrei citare troppi confini, però mi sembra che siete un po' degli emigranti del teatro, un po' di gente che sconfina dal teatro, che tende a sconfinare dal teatro. È così? Boh sì, per me è così sempre, cioè nel senso che sono un po' che non ci sto dentro. Per cui lo sai benissimo, cioè sono... Ma lo dico in pubblico, ho sempre amato per questo. Perché non ci sto dentro, cioè se una cosa, questo qui, è stato un momento, no? Prima dicevo, era un momento in cui ci occupavamo di quella cosa lì, no? E quella cosa lì, tutte le cose che abbiamo fatto lì hanno poi travalicato, no? Cioè nel senso che sono diventate qualche cosa che sta oltre lo spettacolo, se vogliamo usare delle ripartizioni che si usavano qualche anno fa, che però io piano piano, che quando si usavano ero piuttosto insofferente, adesso piano piano invecchiando mi rendo conto che tutto sommato avevano un loro senso, no? Cioè esiste qualche cosa che sta al di là dello spettacolo e che se vogliamo possiamo chiamare teatro oppure possiamo chiamarlo come volete, però è stare. Io
io, nonostante non si amasse molto questa parola, io direi comunicazione proprio. Anche se probabilmente qualcosa che avviene forse al di là della comunicazione, ma secondo me è proprio la comunicazione, cioè è proprio stare in un luogo in cui stai con delle altre persone, no? E accade qualche cosa tra queste persone, ma non è che accade qui o accade lì, no? Accade qui, cioè accade oltre noi, no? E questo è quello che mi interessa sempre del teatro, qualche volta ci riesco, però sempre un po' vado a cercare quella cosa lì, sia che lavori con... qui è molto importante, per esempio, sono molto importante, perché dico un catacali, perché è molto importante il radicamento nella tradizione. Allora, Eugenio è... incorpora tutta la tradizione della commedia dell'arte, no? Cioè lui ha fatto tutto questo percorso, no? Ma anche altri attori con cui ho lavorato, cioè hanno in qualche modo incarnano profondamente una tradizione, nel senso che se i seminari sulla commedia dell'arte che fa Eugenio sono a questo punto molto rari, cioè sono pochi al mondo, credo, ormai, che fanno quella cosa lì con la coscienza e con la consapevolezza con cui li fa Eugenio. Cioè è proprio una questione, proprio una roba che c'ha lui in profondità, no? Perché il problema è proprio questo, vedi, cioè il problema non è rompo tutti gli equilibri, rompo col teatro, vado ai confini, sfondo il confine, ciao. No, il problema è che tu devi avere dietro la tradizione, certo. La devi avere incorporata, cioè devi avere tutta proprio le generazioni, e direi anche proprio la sofferenza e il dolore del mestiere. Solo così tu avverti la necessità della ricerca, che significa, cioè, andare oltre, questo andare oltre. E questo mi sembra che sia fondamentale. Non ci può essere ricerca, no, se tu non hai la tradizione. No, l'idea, chiaro, da attore, stando sul palcoscenico, la sfida è sempre quella un po' di, semmai, di allargare o di ampliare i confini del teatro. Ecco, questo sì, io sono anch'io consapevole che si va oltre il teatro, però la sfida mia invece è sempre quella di, come dire, lo fai da sempre, no? Ogni volta che affronti una cosa nuova, è di capire dove il teatro può continuare a propagarsi in quanto tale, cioè sposta i confini, sposti sempre il confine. La tua capacità di comunicazione e la tua consapevolezza espressiva creano un nuovo linguaggio di comunicazione, con svegli altri, come dire, altri tasti, altri sensi. Siamo tutti ricchi di un sacco di cose. Fare il teatro per me significa fare questa cosa qua, entrare su un piano di comunicazione che non sia piano di comunicazione quotidiano. Per me la dimensione del teatro è dimensione extra quotidiana, sempre, è una lezione grande, lezione della commedia dell'arte. Metti la maschera e sei automaticamente in una dimensione extra quotidiana, ma questo lo siamo sempre. Sebbene poi magari ti ritrovi a parlare col pubblico, che è una cosa che sembra quotidiana, ma parlare, avendo stabilito, come dire, i codici di un linguaggio e continuamente ricambiarli, rinnovarli, no, riproporli, ristudiarli, ricercarli, vedere dov'è questo codice, sposta anche il livello proprio della comunicazione e dell'espressione. Beh, quello è la mia sfida del lavoro di attore, che faccio ovviamente. Chiaro che se lo fai con un regista, con un intellettuale della regia come Gabriele, non solamente fai la ricerca applicata, ma cioè parti da delle basi anche teoriche che poi ti fanno andare a cercare delle cose, delle strade nuove, e poi la cosa bella è quando tutto questo poi diventa applicato, perché c'è un'altra dimensione molto... Io tutte le volte che mi vedo, purtroppo, come dire, sempre così, uno non si sopra, perché poi c'è questa dimensione carnale che comunque esiste, non voglio dire. Allora, accanto a questa dimensione anche orientale, che mi piace molto che sia definita così, io ogni tanto mi chiedo, io stesso non ci ho mai pensato, ma ogni tanto mi viene in mente Pina Bausch, la grande lezione di Pina Bausch, che se nella nostra società occidentale c'è qualche cosa di, come dire, no? Di simile a quella ritualità, no?
pur avendo anche lei avuto sempre molta ironia nel suo gioco, io ho sempre pensato che forse dentro noi abbiamo, come dire, un po' acquisito, accanto a questa cosa della nostra tradizione italiana di come l'arte, anche un po' quella lezione di quel teatro danza, che però non so, io non ho mai fatto uno stile di teatro danza, non saprei fare nulla di tutte queste cose assolutamente, e non conosco nemmeno bene tutto il codice di Pina Bausch, però mi rendo conto che ogni tanto qualche cosa, quando vedo gli spettacoli rivisti, cavolo, abbiamo fatto un lavoro anche approfittando di quella lezione e ce ne siamo in qualche modo impadroniti alla nostra maniera, facendola diventare tradizione di tutti noi, tradizione, perché poi insomma io alla fine insomma, sono in carne ed ossa sul palcoscenico e questa cosa fa opposizione. Opposizione. Cioè, anche Pina Bausch era una che non si accontentava della danza, il problema certo, è non certo, accontentarsi. Certo. Infatti questa è la cosa. Il problema è che io, voi sentite, io adesso parlo, sono da ieri che sono sotto cortisone e quindi, e poi vabbè vai a giocare con i nipoti a pallone e ti sderei in un ginocchio e zio vieni a giocare, ti sderei subito il ginocchio. Sul palcoscenico devi tenere conto che insomma sei fatto di carne e osso. Sono passati 25 anni, sono passati. E uno fa il macaco sul palcoscenico come se fosse invece ancora insomma, al debutto. E non è così, è vero che adesso faccio lo spettacolo più alla Pirlo, faccio girare la palla, no? E insomma, però quella palla che però, cioè non è che sono 11 in calcio, cioè, sempre sono io, quindi hai un bel far girare la palla, no, la fai girare metaforicamente, nel senso che spingi il pubblico a guardare qualche cosa che non c'è. Ecco, questa cosa è molto bella, questa cosa della suggestione visiva, no? Del poter costruire lo spazio che a un certo punto il pubblico è, non dico dove voglio io, ma è con me. E questa cosa, il teatro si fa insieme, questa cosa del fatto di fare il teatro con il pubblico, non per il pubblico, non è piaggeria, non è autocompiacimento, ma è lavorare col pubblico, che in un monologo credo che sia una cosa quasi inevitabile, no? Dal punto di vista proprio del linguaggio del monologo, è una cosa a cui abbiamo dovuto tendere subito, da subito con chiarezza. Però vedi, ecco, nel finale, quel famoso finale, pensavo questo anche rispetto a quello che dicevate ora, ci si emoziona, cioè ammetto personalmente di essermi emozionato, ma non è l'emozione che io ho nella vita, anche quella è un'emozione di un grado diverso, certo. E poi non posso dire, certo. Mi verrebbe da dire che è più profonda, mi verrebbe da dire che è un'emozione che mi mette a specchio di fronte a me stesso, certo. Capisci? Però la cosa importante di tutta l'operazione è questa, che cioè, perché è facile la retorica che a teatro si piange, si ride, eccetera, ma come loro non piangono e non ridono la vita di tutti i giorni, anche il pubblico ha emozioni della vita di tutti i giorni. Certo. Ed è lì il problema, cioè è cercare di sistemare tutti i segni, dal corpo alla luce, alla linea di narrazione, proprio per suscitare reazioni, non voglio neanche dire necessariamente emozioni, che non sono quelle della quotidianità, cioè che ti fanno scoprire l'altro orizzonte. Ecco per cui l'operazione, cioè questo straordinario spettacolo non l'ho mai visto, avevo letto il libro, e credo di verità, vedendo lo spettacolo ho dimenticato, e questo mi sembra molto importante, perché lo spettacolo è far dimenticare il testo, anche se fosse l'Amleto che abbiamo, almeno noi profeti, cioè che facciamo questa professione, cioè abbiamo memoria, voglio dire. Allora, la cosa che mi sembra importante di questa operazione è che ti permette proprio di travalicare anche a te, spettatore. Cioè, questa è la ricerca. Cioè chi ricerca, cioè la ricerca è teatro di ricerca, è la ricerca di chi lo fa e la ricerca di chi vi assiste. Cioè questo è il problema. E questo mi sembra che questo straordinario spettacolo realizza. È veramente questo. Chi ha visto lo spettacolo? No. Beh, la minoranza. Stiamo parlando a gente che non sa cosa gli tocca di vedere. Sì, non c'è. No, ma questo è sempre quello, eh. Cioè, perché c'è gente che torna a vederlo, quindi sì, ci sono fenomeni di. Ecco, questo è un altro fenomeno strano in questi anni.
Non c'è di gente che è venuta a vederlo. Continua per vedere sempre come la signora milanese, vedere se cambiamo qualcosa. Dice, magari nel frattempo hanno deciso di cambiare la track, sempre quello. Ma dico una cosa soltanto rispetto a questa questione che hai posto, Franco, del testo. Io trovo sempre molto troppo scritti gli spettacoli. Anche i film ultimamente, da un po' li trovo sempre troppo scritti. Tranne quello che vedo su Netflix raramente, mi sembrano sempre troppo scritti, no? E per tanto tempo ho avuto l'impressione, tutte le volte che rivedevo 900, poi non gliel'ho detto mai a loro perché i miei sodali perché erano, però sin dalla prima volta che l'ho letto, quando Eugenio diceva ci ha mandato le prime 20 pagine, no? E ho detto, cavolo, ma è troppo scritto. Sì, sì, un romanzo. È tanto scritto, come facciamo? Io faccio il primo monologo, quindi è una roba brutta. E adesso non è più troppo scritto. Cioè adesso hai ragione, cioè adesso cioè, è proprio detto, no? Cioè, non è anche quando è taciuto. Mi diceva prima, certo. È straordinario quando è taciuto. Mi diceva prima una cosa, no? Pensa che... quando lo fai all'estero, adesso che l'ha fatto a Londra, con i sopratitoli, no? E allora gli dicevo, ma il pubblico, dici, com'è stare con il pubblico davanti che guarda i sopratitoli invece di guardare te, no? E mi diceva, sì, no, lì erano di fianco, no? I sopratitoli, c'erano due monitor di fianco. Due televisori di fianco. Quindi li guardavano, no? E tu sei lì che fai lo spettacolo e il pubblico guarda di fianco, no? E diceva, sì, sì, ma infatti all'inizio cominciava. Poi dopo un po' non guardavano più perché è vero che poi diventa un'altra cosa, anche se non capisci più. Ma questa è la tradizione, perché i grandi attori italiani all'Ottocento andavano all'estero e recitavano in italiano. Si ricorda uno straordinario Amleto di Rossi a Stoccolma, dove lui parlava italiano, Ofelia rispondeva in finlandese e gli attori recitavano in svedese. Va bene, totale. Erano tutti incantati da questo straordinario Amleto, cioè di cui evidentemente non si capiva una parola, cioè neanche loro capivano. È la ragione per cui non siamo stati linciati in Bulgaria, poi travalicava la situazione. Cioè, ma perché la lingua del teatro è un'altra. Infatti. La lingua del teatro è un'altra. Il corpo è e devo dire anche infatti ieri i momenti in cui non c'era la parola e c'era solo questa straordinaria presenza, ripeto, quel gesto. Visto, nei grandi attori del teatro indiano, cioè, perché non sono neanche attori poi in realtà, cioè, là si crea il fenomeno magnetico della presenza, che è una cosa che effettivamente colpisce. Che adesso non sarà in difficoltà, no? No, ma basta non pensare alla critica, la critica non pensa al testo. La maggioranza deve ancora venire a vedere lo spettacolo. Vabbè, mamma mia, entro domani devo rispondere esattamente. Ma però guardate che non è talmente solido a questo punto, no? Fosse stato dopo 6 mesi che lo facevamo, quello che si dice, no? Quello sì, che dici, no. Quello che eccetera, conta ancora. Però la scaramanzia. No, perché io ho notato una cosa. Perché noi abbiamo parlato molto di orizzonte diverso, di emozioni, di grandi torri, e magari noi possiamo pensare che sulla scena ci sia qualche cosa di psicanalitico, di emotivo. Guardate, è estremamente cinica la recitazione. Perché gli attori così devono essere, se gli attori non sono cinici non crea nessun tipo di magnetismo sul pubblico. Io in diversi aspetti dell'interpretazione ho notato questo cinismo, questo tecnicismo, questa capacità di calcolo dei tempi, dei gesti, e così si crea l'emozione, così si crea la frantumazione della rigidità. Sì, sì, ma io sono convinto di questo perché è il modo con cui si passa al pubblico la responsabilità di chiudere il discorso. Certo. Però pochi minuti. Io faccio il mio lavoro, voi fate il vostro. Anche pochi minuti per sentire qualcuno del pubblico. Vero che voi pagate, magari, no?
c'è qualche intervento da parte del pubblico terrorizzato, dal cinismo, dalla ricerca, dalla travalità, eccetera. Io volevo chiedere una cosa per quanto riguarda il linguaggio che utilizzava, perché all'inizio mi sono scervellata, non riuscivo a capire che accento fosse o che, da che parte venisse, e non so se il discorso che aveva fatto prima sul friulano è, cioè, riguardava appunto l'accento, oppure, cioè, non, da cosa è nato, come l'ha concepito? È nato proprio da questa impossibilità di dare un'identità unica a quel personaggio narratore, proprio per come l'aveva connotato e indicato Baricco nel testo, cioè non sapevamo niente di lui, e quindi l'unica cosa che sappiamo è che lui racconta una storia, e dentro il racconto della storia ci sono i dati per poter al limite cercare di farsene un'idea, anche se ovviamente diventa anche un'idea discrezionale, insomma arbitraria, perché poi il Novecento l'abbiamo trovato così, per questo appunto rapporto con la tradizione, col fatto che anche la lingua italiana poi sul palcoscenico non è stata mai così dominante, perché Goldoni, Eduardo, Dario Fo, sì, forse Pirandello, che però sotto scrive con questo siciliano ben presente, però fa almeno un tentativo di costruire una lingua teatrale italiana, e quindi la tradizione della commedia dell'arte, dove c'è il dialetto, dove c'è, e quindi, e poi tutti questi connotati, questi dati, il rapporto con la musica, la dimensione molto, il mare aperto, chissà da dove arriva questo personaggio, chissà, e quindi chissà cosa ha assorbito, se è vero che il Novecento assorbe tutto da quelli che passano sulla nave, e la stessa cosa non può non farla il personaggio che si relaziona al Novecento, che come lui sta comunque per 6 anni sulla nave, lo dice. Quindi tutta questa cosa ci autorizzava ad andare in una direzione di invenzione. L'invenzione ha prodotto questa modalità, che però è tutta nostra responsabilità, l'ha proposto così. Ci sono tantissime versioni di Novecento, Novecento lo si recita dovunque, a parte che lo si recita anche all'estero, ormai è tradotto in tantissime lingue, quindi a proposito di Scandino, Baricco qualche anno fa mi raccontava di un attore norvegese che va in giro per i fiordi a raccontare il Novecento, quindi non riesco a immaginare. La prima traduzione del Novecento è stata fatta in croato, io a caso il libro croato, mi hanno regalato il libro in croato, la prima volta che siamo andati all'estero a fare il Novecento abbiamo fatto a Zagabria, all'università, però in un luogo dove per esempio la nostra lingua è molto conosciuta e frequentata, e gli studenti rispondevano come se fossero stati i primi approcci dello spettacolo col pubblico italiano. Ecco, lì non c'erano ancora, per esempio, i soprattitoli? No, non c'erano i soprattitoli, per cui c'era questo rapporto proprio del rapporto. E quindi, però, è una nostra scelta dovuta proprio allo studio, alla ricerca di quel lavoro che abbiamo fatto comunque, anche se appunto Gabriele giustamente dice, anche perché nel frattempo lui ha fatto, ma noi attori in realtà siamo più, colpiti dal lavoro del regista, nel senso, noi rimane, cioè, e magari rimane nel tempo, proprio per questa ragione che poi ti porti dietro, i personaggi, infatti io ho dovuto per esempio invece stare attento, perché dopo aver fatto Novecento ho ricominciato a fare anche spettacoli di compagnia, di giro, con altri attori, cioè dovevo stare attento a non fare Novecento mentre facevo, la bottega del caffè, ecco, per dire, comunque c'era un po' di problemi anche lì, e quindi l'inverso, ed è andato così, però poi molti lo fanno in maniera diversa, insomma. Per capire che un po' è lo spettacolo della vita questo, per te. Sì, lunga vita Novecento. Non ne hai altro che ha fatto tutte queste cose. No, anche se poi in realtà insieme poco dopo abbiamo fatto un Cirano, che una storia di Cirano, che io ho amato tantissimo perché è stata un'altra sfida ancora diversa, e quindi dal punto di vista proprio del linguaggio del teatro, perché lì non era più una storia lineare, lì andavamo tra narrazione e grandi romanze in rima del verso martelliano di Giobbe, bellissimo, straordinario, e quindi un'altra sfida dal punto di vista fisico ancora più faticoso di Novecento. E quindi, difatti, adesso ho smesso di farlo, però vediamo se riusciamo a rifarlo. E quindi
è stato sempre un gioco di... Quello, è chiaro, fai il primo monologo, però devo dire che non avremmo mai pensato che alla, diciamo, al primo colpo, certo, la garanzia di avere anche accanto uno come Varico ti dava la sensazione che potevi fare qualcosa di particolare, se non unico. Perché in realtà già solo pensare, io ho fatto due spettacoli con Gabriele prima di fare Novecento, abbiamo fatto Romeo e Giulietta e La Villeggiatura, ma sono stati entrambi due spettacoli che peccato che non si possano più vedere, perché io lo dico da attore, da dentro attore, insieme agli altri attori, non ero da solo, sono state esperienze straordinarie. Certo, non posso negare che anche il lavoro con Leo De Bernardini sia stato, tra l'altro questa dimensione del magnetismo era una cosa che Leo quando facevamo le prove, la cosa più bella sarebbe stata sul palcoscenico con una lampadina, zitto, fermo, qua, al centro, non con una luce, con la lampadina sulla testa. E quindi quella cosa mi è sempre rimasta impressa, no? Allora quando è capitata l'occasione, tu vediamo se riesco a stare con la lampadina sulla, dare l'idea della lampadina sulla testa, del pezzo del piano. Per me mi viene in mente spesso quell'immagine di Leo che dice, poi lui non l'ha mai fatta in realtà, però cioè, ci tendeva e ci spingeva a fare così, quindi a lavorare sulla dimensione del magnetismo, che però è sempre il risultato, no, di qualche cosa che accade prima innanzitutto, no, e che si trascina qualcosa che avviene. Comunque sì, è andata così, questo linguaggio è stato costruito dalla nostra idea che ci siamo fatti del personaggio. E quindi, mi spiace essere così sintetico nelle risposte. C'è qualche... Prego. Sono come la signora milanese che aveva il libro. Io invece di avere il libro ho il film in testa. Ah, certo. Quindi che cosa mi devo aspettare rispetto a quello che è stato il film? Che cosa avete... Come vi siete rapportati voi con il film quando avete realizzato il film? Probabilmente è arrivato molto bene. Ma non molto in realtà, dopo 3 anni il tornatore veniva a vedere le repliche, è venuto 2 o 3 volte a vedere, è venuto in camerino un paio di volte a parlare un po', e il film è uscito nel 98, quindi 4 anni dopo. 98? Sì. Sei sicuro? Non yes. Ancora che vada a vedere? E quindi, non so, è chiaro che io no, da quando poi è uscito il film devo fare il conto che c'è un pubblico che ha visto il film e quindi hai un bel fare viaggi al pubblico, far fare viaggi al pubblico con la fantasia. Poi dopo se c'hai delle immagini che tu hai di un film, cioè, te le porti dentro. Le immagini colpiscono molto rispetto anche alla parola. E quindi è stata subito una competizione assolutamente non voluta e non cercata. C'erano male relatore, c'erano il telefono a memoria. E quindi il codice fiscale, l'IVA. Pensavo addirittura dopo. No, non voglio distribuire l'IVA, però no, lo so, io lo so. Può essere utile per fare. Sì, eventualmente, ecco, ma non volevo diffonderlo adesso così, però no, visto l'accenno anche alle difficoltà dei dolori economici, non solo tecnici. Non lo so io se. Me lo chiedo ogni tanto lascio, io faccio quello spettacolo lì e so che si può competere con un linguaggio altro così forte, tra l'altro, che è così compenetrato nella nostra esistenza, no? Voglio dire, è chiaro che fai conti con il cinema che tutti vediamo, le immagini sono ormai e speri sempre che il teatro comunque si tenga la sua, cioè, gioco sempre ad arrivare primo, ecco. Cioè, almeno corro sulla stessa, cioè corro sulla stessa, a fianco alla corsia del cinema, vediamo chi arriva primo. Cioè. Comunque da spettatore fratello di tutti gli altri spettatori, io darei un consiglio. Che cosa mi devo aspettare? Niente di Novecento, un'altra cosa. Cioè porsi proprio nell'ottica di aspettarsi un'altra cosa. E qualcosa che va appunto sui confini, qualcosa che va oltre, cioè non tenere presente né il romanzo né il film né altro, insomma, stare dentro la situazione,
là guadagnereste qualcosa. Forse anche per questo, no? Che uno viene a rivederlo. Tu dicevi è sempre lo stesso spettacolo, però in realtà è sempre diverso, perché la relazione sì, è vero. È un, beh, forse anche il cinema è anche un libro, però il teatro di più, secondo me. Il teatro si consuma, il teatro si fa nel momento in cui il pubblico consuma. Non c'è spazio, non c'è gesto d'appello, non c'è gesto d'appello, non c'è prova d'appello. Mentre io propongo, il pubblico riceve e reagisce. Non c'è, è contemporaneo, avviene contemporaneamente. Io sono, c'è una dannazione del lavoro dell'attore, ecco perché è importante spostare un po' i confini, e se riesco a spostare anche un po' il tempo in modo tale di avere il tempo di che uno dice ah, non ho ancora capito niente, bene, meno male, così c'ho tempo per farmi ancora un pezzetto prima che il pubblico abbia capito. Però avviene questa maledizione strana, tu, cioè tu non hai prova d'appello. Nel momento in cui io propongo la cosa, quella cosa è fatta. E il pubblico la becca in quel momento lì, e quello che il pubblico prende in quel momento lì e restituisce, perché a me restituisce, mi torna tutto. Anche lunedì sera c'era un pubblico elettrizzato, ieri sera c'era un pubblico un pochettino più lontano. Questa sala è bella, ma non è così, c'è un sacco di spazio vuoto intorno, e diventa difficile coprire lo spazio, non quello della direzione tra attore e pubblico, ma quello è un problema, non è una cosa da poco. E quindi bisogna un po' creare, tener conto di tutto questo. E, però c'è questa cosa qua, e quindi se uno legge un libro vuol tornare indietro su una frase, torna indietro. Se uno oggi vuole vedere un film, da quando abbiamo i video schiaccia, torna indietro, se lo rivede, se lo programma. Anche se uno vuole vedere, insomma, Pirlo che ha fatto un passaggio, se no c'è il tipo. No. E quindi io sono del Toro, non so se ti diciamo, meno pelotti. Si capisce. Però, però qua no, qua tutte, allora è chiaro che tutte le volte lo spettacolo è diverso, perché poi sono cambiato io e quindi sono diverso io stesso, scopro ancora adesso delle gestualità, delle cose completamente nuove. C'è la presenza anche del professore. Eh beh, certo. Sì, certo, è della cosa. Certo. Ma noi attori lo sappiamo, perché tutte le sere per noi è diverso. Però cambia anche il pubblico solitamente, no? Quindi il pubblico, quella cosa avviene per la prima volta per entrambi, no? Io trovo un pubblico che vede gli attori sul palcoscenico, e il pubblico percepisce la presenza, e il pubblico percepisce il pubblico per quell'unica prima volta. Ed ogni volta è così, anche se il pubblico fosse di tutte le persone che hanno visto lo spettacolo. Però scusa, stavi dicendo una cosa. No, volevo soltanto così proporvi una riflessione su questo argomento, che è il cuore della faccenda. Il teatro è diverso tutte le sere, e su questo non ci piove, no? Perché è diverso lui, e quindi allora. Però a teatro è l'unico luogo dove chi parla può ascoltare chi ascolta, e questo muta sostanzialmente la nostra condizione, no? E questo è sacrosanto, da quando Grotowski lo ha sancito, non che lo abbia inventato, perché è sempre stato così, però lo ha detto molto precisamente, no? Ce lo ha ricordato per sempre, no? Le ragioni per cui nel tempo del cinema, perché poi quello di Grotowski era il tempo del cinema, stiamo parlando della seconda metà del Novecento, ecco, nel tempo del cinema vale la pena di continuare a fare il teatro, perché nel teatro chi parla, chi agisce, può vedere, può sentire chi ascolta, che è la stessa cosa che stiamo facendo noi adesso, no? Io non direi le cose che sto dicendo se non vi guardassi, se non ci fossero le luci accese, se non potessi vedervi e sentirvi. Direi magari le stesse cose, ma in un modo diverso, se ci fosse un video qui a dire le stesse cose che sto dicendo io con me sopra, sarebbe diverso. Questo è sacrosanto. Però adesso stiamo vivendo una mutazione molto rapida e molto importante, cioè gli strumenti che abbiamo a disposizione sono molto dinamici, e ritiro fuori Netflix, cioè io da quando ho Netflix in treno non leggo più. Se non devo leggere,
perché devo leggere un libro per lavoro o perché ho degli impegni, ecco. Ma se devo leggere sul treno per impiegare quel tempo, no? Per rendere quel tempo vissuto, adesso guardo Netflix. E sono delle serie, sono delle robe molto, alcune bellissime, molto, molto interessanti. E io posso smettere, cioè è molto dinamico il rapporto che ho con questi. Quindi, fermo restando che il teatro è indubitabilmente quella cosa che è diversa ogni sera e mi fa fare un'esperienza, se non c'è forte questo carattere dell'esperienza, è troppo poco diverso rispetto a Netflix. Non sono più gli anni, non siamo più nel XX secolo, non siamo più nel Novecento. Quindi o vado a teatro e assisto ad una cosa che davvero è diversa ogni sera, ma tanto diversa ogni sera, perché sennò è anche diverso il rapporto che io, avete visto, prendo su questa roba, guardo, cioè ormai ho un rapporto di quel tipo, per cui è tanto più necessario il teatro, con tutti questi mezzi, diventa ancora più necessario. Però il teatro bisogna che mi faccia fare un'esperienza, indubitabilmente. Se no, meglio Netflix. Sì, sì. Il suo colore e ogni spettacolo. Io dico queste, dico quelle le cose che ho detto quando mi sento un po' protetto, no? Quando mi sento in un posto dove la gente che ho di fronte capirà quello che, perché è chiaro che io dico guardo Netflix quando sono in treno, ma così non leggo più Wilbur Smith, cioè non leggo più quello che non è necessario leggere, leggo solo quello che è necessario, perché i libri diventano ancora più necessari. È questo che vorrei che fosse, è così il teatro diventa ancora più necessario. Però è chiaro che ho delle esigenze più, come diceva il professore, più di confine, ho bisogno di libri che mi portano veramente sul limite, ho bisogno di spettacoli che mi portano veramente sul limite, se no meglio Netflix, no? Per questo caso, il fatto che c'è stato un libro nel 900, scopro adesso che è nato, è cresciuto insieme a voi, perché io pensavo che voi avete avuto il libro già tutto finito, già tutto fatto, invece avete avuto una parte prima, una parte dopo, quindi può anche essere stato condizionato da questo. Oh sì, quando è arrivata la prima parte ne abbiamo parlato con Varico, sono cambiate quindi, delle cose. Quindi c'è stato un condizionamento. Sì, sì, sì. Io ho letto il libro prima di vedere il film, e a me il libro mi ha emozionato in modo. Quindi adesso c'è il libro e il film, non è quello spettacolo. Voglio vedere certo. Se stasera non lo faccio, quando quando metti il libro, siccome avrei quella che legge prima di me, quindi mi passa e mi dà le opinioni. Quel libro mi ha veramente emozionato. Cioè, ma questo sarebbe bello anche rappresentarlo in qualche modo, o comunque mi ha dato delle belle emozioni. Adesso il film è veramente bello. Ora però adesso io concludendo fa una rivelazione, una rivelazione. Il Teatro Stab di Torino sta per ingannare. Chiedo scusa, ma devo farvi questa rivelazione, perché vi vendo un biglietto e voi pensate di andare ad uno spettacolo, in realtà salite su una nave, questa nave va in crociera e la crociera è la scoperta di voi stessi, è un inganno terribile.